Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Nello statuto della Regione Toscana ci sarà un richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza. Lo prevede una proposta di legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa, all'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra Regione, la Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire... Tutto questo all'interno dello Statuto, della Carta Costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana eh, è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte della... della Accoglienza è la parte dell'essere terra antifascista. Il Consiglio regionale ha deciso di modificare in prima lettura lo Statuto, inserendo il richiamo all'antifascismo nella consapevolezza che da sempre. La regione toscana eh, promuove la cultura della resistenza, la cultura della memoria e anche nel suo simbolo più rappresentativo il eh, Pegaso alato ereditato dal Comitato di Liberazione toscano il richiamo a quegli anni e alla lotta al nazifascismo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno con una proposta che alla fine è stata largamente condivisa da tutto il Consiglio regionale, di andare ad incidere sullo Statuto, inserendo al suo interno un richiamo alla cultura della resistenza e all'antifascismo come un valore fondante del nostro ordinamento giuridico. Eh, si è conclusa la prima lettura in aula che ha portato alla modifica dello Statuto, l'appuntamento adesso è tra due mesi per la seconda lettura, a quel punto la proposta di modifica dello Statuto potrà diventare legge di riforma dello Statuto e quindi lo Statuto della Regione Toscana sarà arricchito da questo importante riferimento alla cultura antifascista. Eh, I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire e la nostra azione di legiferazione. Può essere un dato scontato, ma non lo è il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta Fondamentale della Regione Toscana. Con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costruttivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà in un momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che, insomma, quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Noi abbiamo convintamente lavorato, sia in Commissione e chiaramente poi con un voto favorevole in Aula, l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando con la presentazione di un emendamento il dibattito in Aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente eh, portato all'attenzione di, eh, di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra sconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni Paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma lo abbiamo fatto senza esito. Sì, sicuramente una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza, come già accaduto in commissione. Questo però eh, non ci esime dal diciamo, fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in Aula, eh, una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistica affrontarla nel 2022 di fronte a una emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che come dire, devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che come dire, il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo. Avevamo chiesto il ritiro della pillola statutaria per un approfondimento ulteriore in Commissione, perché, ripeto, eh, laddove si vada a toccare la nostra Carta fondamentale, credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente ecco, oggi nel 2022 eh, credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale. L'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche con, dalle istituzioni questo è sicuramente un modo eh, positivo di farlo, di proporlo, anche perché eh, l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo che ancora purtroppo emerge in questa società deve essere con forza ricacciato indietro. Approvate all'unanimità anche le nuove disposizioni per la promozione dell'attività sportiva e fisica con la modifica alla legge regionale del 2015. Vediamo. Una legge approvata all'unanimità, lasciatemi sottolineare che eh, che questo è un aspetto che ovviamente mi, mi riempie di soddisfazione, è una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica eh, e eh, sulla prevenzione, come attraverso l'estensione di un modello che, che nella nostra regione ha di fatto inventato, ha aperto la strada, l'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori. L'obiettivo è quello di, di allargare la platea, di allargare la platea dalla popolazione anziana alla, alla popolazione che presenta delle fragilità, eh, legate evidentemente al tema della cronicità. L'investimento in prevenzione è un investimento eh, che... Ha anche un valore collettivo. Evidentemente, il benessere di una persona, se raggiunto attraverso l'attuazione poli di politiche come questa, è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte. Io credo che questo sia un, uh, un piccolo passo, ma un piccolo passo nella, nella giusta direzione. Promuovere lo sport è uno dei principi fondamentali della nostra legislatura, fare favorire che una, una legislazione possa migliorare, favorire le società di gestione che hanno in gran parte dei casi la gestione degli impianti, così come le amministrazioni comunali, nel contempo finanziare e trovare risorse, sono dei principi fondamentali che devono aiutare per quanto riguarda la Regione Toscana ogni iniziativa di sport. Noi abbiamo di fronte a noi eh, circa il 60% dei cittadini toscani che... Praticano sport, c'è cioè un 40% che non lo pratica, sono tanti bambini, ragazzi e ragazzi che lo fanno, bisogna incentivare e sostenere, per questa modifica legislativa va in questa direzione, era un impegno che avevamo assunto e che oggi concretizziamo con l'approvazione di questa legge. Noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione proprio perché c'è stata un'animità fin dall'inizio della discussione riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che se non affrontate in tempo potrebbero anche diventare gravi è un po' limitata perché secondo il mio punto di vista avremmo dovuto eh, andare a, a vedere anche quelle che sono poi dopo eh, le necessità per poter fare l'attività fisica perché così facendo non si ha una progettualità in questo momento e bisogna anche considerare gli impianti che, non, che, che devono essere messi a disposizione. Per cui, eh, mi sarei aspettato di, 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 di fare una discussione un pochino più lunga, soprattutto in Commissione. È stata molto accelerata perché in due settimane l'abbiamo avuta due volte in Commissione. Ma sapete benissimo quelle che sono state le difficoltà di queste ultime due settimane con tanto di campagna elettorale, eh, votazioni e tutto il resto e oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche una settimana, due settimane ripeto che è passata in commissione e ce la ritroviamo immediatamente in aula. Qualcosa di molto più completo, di molto più centrato e di dare delle risposte. Questo è un, ripeto, un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica, però non si parla né, ripeto, né di impianti, non si parla di progetti, non si parla di niente, per cui la, io la voterò, noi la voteremo eh, favorevolmente perché comunque si tratta di attività fisica, è un, è un primo passaggio. Lo sport fa parte di quelle attività, di quella parte della vita umana che deve essere promossa perché oltre a essere un beneficio per la salute è anche un momento di, di comunità, di socialità di cui abbiamo sentito molto la mancanza in questi due anni di pandemia. La promozione dello sport, quindi, deve passare anch'essa attraverso tutti gli strumenti istituzionali che abbiamo a nostra disposizione e sarà un passaggio, credo, che dovrà essere maggiormente sottolineato anche quando arriverà la discussione della risoluzione sugli Stati Generali della Salute. Disco verde per la proposta di risoluzione da parte della Commissione Aree Interne per la promozione dello sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana. Ascoltiamo tutti i dettagli. In Commissione Are Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che lì risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti. Sulla sanità in particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. Eh, la Regione Toscana ha finanziato negli anni il, sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale visto che scadranno poi le le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in regione di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Noi pensiamo che oltre alla stagionalità, oltre al turismo, questi territori debbano essere presidiati e abbiano molto da dare oltre a questo settore e in questo modo li vogliamo eh, vivere. La nostra risoluzione dà un contributo e dà indirizzi alla Giunta precisi in questa direzione per i prossimi anni. Come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati, eh, diciamo, nella impegnativa, sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto. Perché eh, le, zone, le isole sono, aree interne, sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente perché, e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole. E hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo, che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere una qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti, ma anche per i medici che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei e infine il discorso ambientale che forse è il più importante di tutti perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante, c'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali, premesso che l'arcipelago toscano è a nostro giudizio l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria, quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago. Cipelago Toscano e dell'amministrazione carceraria che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona.